non parlo io perché non uno storico che sa dire le cose molto meglio di me. Prego. Qua Treviso ha questa peculiarità delle acque, sua fortuna, su queste acque si è sviluppata la città nei vari periodi, a partire dalla romana, la medievale e alla cinquecentesca. L'attuale non è diversa da quella del 1500, dalla rinascimentale, le mura ci sono ancora. Tutte queste acque arrivano da nord. Fontenica, un ciatolo, fiume vero e proprio perché è di risorgiva locale, qui nasce a San Pelagio, in via Fontanelle, e scende verso la città. Arrivato al ponte del Giulia, una parte si fonde, la Francia diciamo, si fonde la città all'esterno delle mura, verso Levante, e una buona parte entra in città dividendosi, non spalmandosi in tre corsi d'acqua, i cosiddetti Cagnani. Cagnano non è chiaro il significato, comunque nei libri antichi, storici, è sinonimo di fosso. Originariamente il Cagnano non era l'acqua, ma nelle isolette tra un corso d'acqua e l'altro, quindi queste lingue di terra tra i vari corsi. Poi nel tempo il nome è passato al corso d'acqua, probabilmente perché queste linee di terra sono state edificate. I tre Cagnani, quindi, uno a Levante, uno in mezzo e l'altro a Ponente, Roggia Silento, no? Il Cagnan Grande a Levante e il Buranelli nel mezzo. Soprattutto nei Buranelli, proprio perché la parte più interna, quindi fin dall'epoca romana, la parte che è nata lungo questo corso d'acqua, la più protetta rispetto agli altri, si è sviluppata la città. E basta vedere anche oggi, lo sciamare di persone che ci sono, no? Con botteghe, botteghette, cose, trovando, no? Mentre verso gli altri due corsi d'acqua già c'è una ramificazione dell'attività commerciale. Il Cagnan Grande è quello che c'è l'altro sotto l'aspetto idraulico della realizzazione dei mulini, di queste macchine idrauliche, è il principale in quanto ha il corso d'acqua più grosso, una portata maggiore. Quindi anche più adatto al progetto. Sì, infatti una portata d'acqua maggiore rispetto agli altri, e infatti a partire l'arco nel tratto di 300 metri diciamo, abbiamo all'epoca 1300-1400 3 o 4 mulini qua, non vari proprietà, altri tanti là, anche quello fabbricato da, no? Una volta qua c'è ancora una rosta, no? E più a monte, il ponte San Francesco, altrettanto, quindi proprio una densità. Questa sua peculiarità ha fatto sì che i rapporti in particolare con Venezia, no, c'è stato uno scambio notevole di attività commerciali. Venezia, essendo piatta, non ha energie, non ha energie, insomma, Treviso invece tra monte e valle, sono 8 metri di livello, quindi l'acqua insomma corre, e poi tra l'altro a valle di Cristo ci sono altri mulini con altre pedante, no? Dove si lega, no? Si accompagnano, no? Sì, qua si macinava sui cereali, ma non solo, si produceva anche pasta di carta, quindi avevamo delle attività tipo cartiera, altri ancora, non so, per ritornare da gasola, per esempio. Per esempio Prece, che era il ponte Dante, no? Tra le varie attività, verso la fine fece anche questa bevanda, acqua minerale, come vedete, e basta.